Ciao a tutti da Rigo J, vediamo il nostro indice su Candele Daily. Questo l'indice non è un future o un CFD, indice puro. Partiamo col daily, dove quello che vediamo innanzitutto è chiaramente un trend rialzista in atto, ma primo segnale abbiamo una leggera divergenza ribassista, perché durante tutta questa salita qui abbiamo il MACD che segue i prezzi, da questo punto in poi comincia a esserci una leggera divergenza ribassista che troviamo poi anche sul momentum nell'ultimo periodo. Appunto, vediamo come anche sul momentum ci sia una leggera divergenza ribassista. Quindi qui abbiamo degli indizi che ci portano a pensare a un possibile affaticamento del trend, ma attualmente il trend rimane chiaramente rialzista a vista d'occhio e la resistenza da rompere sono i 22.070. La rottura di questa resistenza statica credo possa dare tranquillamente lo sfogo per l'approdo come primo target ai 22.850, dove è altrettanto chiara questa doppia resistenza che qui è stato supporto. Quindi in rottura dei 22.070 punti si può andare anche secondo me velocemente come ultimo sfogo di rialzo nel medio periodo ai 22.850. Va visto anche come vi sia un supporto sempre statico che nelle ultime sessioni ha tenuto, che sono i 21.450. 21.400, possiamo dire. La rottura, viceversa, al ribasso di questo livello porta come primo target quest'altro livello di supporto che sono i 20.600 punti. Per cui diciamo che per chi opera sul nostro indice si vede come chiaramente si va a formare un rettangolo di compressione dei prezzi, che va a chiamare appunto lo short sotto i 21,4 e il long sopra i 22,070. Long sopra 22,070, target 22,850, short sotto 21,4, target 20.600 punti. È però comunque abbastanza difficile andare a tradare il nostro indice in questo periodo perché il rettangolo che qui vediamo può essere ancora un rettangolo di più ampio spazio come livello di prezzo. Se poi andiamo anche a vedere il time frame weekly, vediamo una situazione contrastante. Contrastante perché avevamo avuto ultimamente un pattern ribassista, ossia una chiara engulfing bearish. Eccola qui, questa candela il cui body, il cui corpo ingloba totalmente la candela precedente, ma che è stato negato perché i prezzi non sono mai scesi sotto questo livello. Il trend resta rialzista e successivamente si forma questa candela che è una pin bar, ossia un hammer, che solitamente l'hammer si trova in fondo a un trend, quindi in questo caso è un hammer che si trova a questo punto che potrebbe essere un hammer di continuazione rialzista. E qui rivediamo i nostri livelli in cui appunto il prezzo è ingabbiato in questo periodo. Qui abbiamo un segnale ribassista, qui abbiamo una candela con rifiuto del prezzo, per cui non va a rompere testa e rende valido questo supporto e sembra possa proseguire al rialzo. Per cui ci troviamo in una situazione effettivamente complicata, questo è uno dei motivi per i quali raramente vado a tradare il nostro indice perché non dà spesso delle situazioni chiare. Altro segnale che potrebbe farci indurre a pensare che il trend sia affaticato è che la salita dei prezzi da un po' di tempo non è più accompagnata dalla salita dei volumi. Per cui è opportuno, a mio parere chiaramente, attendere la fuoriuscita del prezzo da uno di questi due livelli, magari con volumi alti in quel caso,
per andare poi a seguire la fuoriuscita dei prezzi sopra il rettangolo o al di sotto, ma appunto abbiamo segnali contrastanti, pattern ribassisti, candele poi invece rialziste, volumi che non seguono il trend, per cui ecco, io solitamente preferisco tradare altri strumenti, ma per chi è tra virgolette affezionato al FTSE MIB, a mio parere la situazione adesso è questa: attendere la rottura di uno dei due livelli senza anticipare nulla. Addirittura sul mensile, vediamo che si era formata una Gravestone Doji sporca, cioè una candela ribassista, cioè del filo del prezzo, ossia avevamo avuto sulla spike poi un ritorno dei prezzi alla base, e va visto come tuttora questa spike, questi massimi tengano e vadano a confermare appunto che solamente in rottura di questo livello, in questo caso sopra questa resistenza, quindi torniamo sopra i 22,70 come dicevamo prima, si può andare a puntare su questo triplo massimo di lungo periodo per chi lavora sul time frame mensile in area 24, ecco qua. Mentre tornando sul time frame daily, il primo target sono i 22 e 900 circa. Per cui abbiamo segnali contrastanti tra trend rialzista, candele rialziste e pattern ribassisti, per cui è uno dei motivi, come dicevo, per il quale spesso cerco di trarre profitto da grafici che parlino in maniera più univoca, ma purtroppo euro-dollaro, FTSE e DAX sembrano gli unici strumenti che i social amino tradare, quindi questi sono i livelli che vi ho dato e che ritengo i livelli più importanti per il brevissimo periodo. Vi ringrazio e vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale YouTube di Scattacoltrend e poi di spuntare, mettere il flag per ricevere un'email ogni volta che viene postato un video. Un saluto a tutti e buon fine settimana.